Complimenti, un buon primo tempo. Diciamo che è una partita equilibrata e diciamo che questo 1-1 ci sta. Cosa vi serve nel secondo tempo per superarli oppure per fare un altro gol? Dobbiamo credere un po' più in noi stessi, perché le qualità ce le abbiamo, però caliamo sempre fisicamente. Un po' più di attenzione e la partita del secondo tempo deve essere un po' diversa. Abbiamo rischiato un po' troppo nel finale. In bocca al lupo. Credo. Alessandro, complimenti, una buona prestazione da entrambe le parti. Forse loro un po' più sfortunati, però voi state giocando un'ottima partita. Cosa vi serve nel secondo tempo per vincerla o per mantenere così il risultato? Secondo noi dobbiamo alzare un po' il baricentro dell'azione, pressarli un po' di più. Possiamo portare a casa il massimo punteggio. In bocca al lupo, ragazzi. Credo di. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi All Blacks contro Lokomotiv Vodka. La partita è finita 3-3, abbiamo qui il migliore in campo per i Lokomotiv. No. De Francesco è il migliore in campo, è da dire De Francesco però, che si è sottratto all'intervista. E D'Angelo in questo caso, che veniva subito dopo, esatto, è venuto a rimpiazzarlo. D'Angelo, una buona partita, calcolando che stavate perdendo 3-1, poi vi siete ripresi alla grande, avete sfoggiato un'ottima prestazione, soprattutto nel secondo tempo, siete riusciti a pareggiare. Sì, la partita è stata equilibratissima fondamentalmente. Abbiamo iniziato bene, facciamo girare anche molto la palla, anche noi dietro. Poi siamo un attimo affannati. Mio fratello che non corre proprio, però è bravo, quindi se andassi un po' in palestra a correre sarebbe opportuno. E quindi abbiamo subito 3 gol tra il primo e il secondo tempo, poi siamo ripresi un po' con un pizzico di orgoglio fondamentalmente, che ci stavano un attimo massacrando e siamo riusciti a pareggiare e potevamo anche vincere nel finale, siamo stati pure un po' sfortunati. Diciamo che tra primo e secondo tempo avete cambiato anche tatticamente, sì. Perché nel primo tempo giocavate un po' più di contropiede, poi nel secondo tempo siete partiti tutto all'attacco, avete visto che stavate perdendo 3-1, forse è stato questo. Il risultato ci imponeva di giocare in un'altra maniera, ovviamente. E poi abbiamo fatto anche confusione con i vari cambi, perché chi voleva entrare, chi voleva uscire. Non avevamo riserve a centrocampo oggi, quindi è stato un po' a disagio sotto questo aspetto, però poi alla fine un pareggio tutto sommato ci sta. Che ci sta. E ci mancava Diego Armando Maradona in squadra con noi, il nostro Stasi, grandissimo. D'Angelo, chi vuole dedicare questo video? A Matteo Stasi, che è sempre il migliore di tutti. In bocca al lupo. Ciao, buon proseguo.